Qua bentornati nella mia piattaforma e oggi il titolo che andremo ad analizzare è Cigna Corporation, codice ticker CI. Si tratta ovviamente di un'azienda large cap, quota circa $300 in questo momento dell'analisi e appunto come possiamo vedere dalla market cap sono 90 miliardi, quindi stiamo parlando di una large giant cap, quindi siamo nel segmento delle stocks difensive. Con diciamo un motore speculativo, infatti fa parte del settore healthcare, quindi del sanitario, che è XLV. È un'azienda che anche a livello di business e di struttura e di tipo value, quindi ha un andamento del fatturato, pur essendo del settore healthcare, comunque stabile e di norma tutto il 2023. Ma anche nei quadrimestri precedenti del 2022, più o meno quelle che sono state le attese, i ricavi sono sempre stati decisamente sopra le aspettative. Quindi è un'azienda che strutturalmente tende a far bene dal punto di vista fondamentale. Ha circa 71.300 impiegati, sede appunto nel Connecticut e è abbastanza diversificata all'interno del suo impiego. Infatti è impiegata sia nel settore assicurativo sulla vita, ma anche nel settore della disabilità, quindi fornisce diverse soluzioni sia dal punto di vista tecnologico di intelligence, sia dal punto di vista proprio di apparati e servizi sanitari di diverso tipo. Questa è un po' la condizione, diciamo, strutturale dell'azienda, quindi sulla quale si può andare, diciamo così, ad investire. Vuoi imparare a fare trading con le stesse logiche degli istituzionali? Allora, il percorso che fa per te è il Master Trader Professionista. Ti forniamo anche un conto da 100K con cui fare trading senza rischiare i tuoi capitali. Clicca sul link in descrizione. Dal punto di vista tecnico diventa molto interessante il grafico settimanale, e questo è il mio classico template, come vediamo viene da un ritracciamento importante a fronte di un bel trend rialzista, quindi trova i suoi massimi di periodo più o meno nell'area del 3,40, fa un ritracciamento, trova solidità nel 250, quindi livello psicologico, e incomincia a fare un primo movimento di rialzo che trova una prima sosta in area 300. Da qui inizia a consolidare e conclude l'ultima settimana attuale con volumi in crescita dopo questo piccolo accumulo sotto il 300, sfonda con forza completamente in controtendenza rispetto al mercato sul grafico settimanale. Questo diventa molto importante dal punto di vista della forza relativa, perché stiamo parlando di una large cap settore healthcare che sovraperforma l'indice S&P 500, sovraperforma il settore healthcare e sovraperforma anche la sua industria di riferimento, per cui è in ripartenza e questa è una cosa molto interessante. Il movimento viene fatto in un clima davvero ideale e qui trova appunto forma la presa del setup. Da qui andiamo direttamente in piattaforma e facciamo un'analisi un pochettino più dettagliata sul giornaliero. Eccolo qua il nostro trend rialzista di provenienza, il nostro ritracciamento, si vede chiaramente un doppio minimo in questa situazione che viene poi violato a rialzo, retest, fase di consolidamento. Ci sono questi due piccoli gap che vengono richiusi senza troppa difficoltà e poi nel ritorno nell'area del 300 abbiamo questo ritracciamento che si appoggia alla perfezione sul punto pivot mensile e poi una ripartenza e tutta la settimana appena diciamo conclusa che è stata lievemente di ripartenza e poi di ritracciamento sul mercato. Infatti abbiamo avuto un S&P 500 che ha messo lunedì, martedì, mercoledì, diciamo due tre sedute rialziste per poi concludersi giovedì, venerdì andando a rimangiarsi quasi il 50% della settimana. Invece qua sul giornaliero abbiamo avuto una stocks molto performante che addirittura è andata a bucare R2 mensile sul grafico daily, quindi davvero molto molto interessante. A livello di posizionamento, devo dirvi che tra l'altro i titoli di questa settimana poca roba è uscita particolarmente promettente, almeno dai miei scanner. Il posizionamento sul prezzo di chiusura dell'area del 305,09, diciamo esteso proprio al massimo ai suoi minimi.
prevede un'escursione del 21%, che quindi a livello di grafico, diciamo così, settimanale è molto buona e molto valida per questo tipo di stocks. Sul grafico settimanale, che io preferisco per avere una visione più pulita a livello di posizionamento, come vedete sono chiari quelli che sono i livelli difensivi di guardia, quindi sicuramente la prima area è qui in area 265 e 45, poi l'ultimo livello, diciamo, totalmente difensivo è questa zona qua sul 240. Quindi l'ideale sarebbe un posizionamento a 239.45, finale, proprio ultimo livello dove definitivamente uscire dal punto di vista tecnico di questa stocks, e poi un livello intermedio, questo sarebbe, diciamo, l'area più tecnicamente aggressiva, 265.45, altrimenti l'altra zona sarebbe il classico 250, quindi rotto il 250 segnando appunto un 249 e 88, anche tranquillamente abbiamo una zona, lo vedete qua, era abbastanza pulita. Sono tre livelli che potrebbero essere di guardia, potrebbero farci dire ok, scappiamo il titolo. Vista l'uscita con volumi interessanti, in questo caso vedrei anche la totale tranquillità, la possibilità di entrare direttamente con il prezzo di apertura. Qualora ci dovesse essere un'apertura inferiore, avremo semplicemente addirittura una condizione migliore anche dal punto di vista del rischio rendimento. Quindi un posizionamento qui in area 305.09, che tra l'altro è R2 304.81, quindi volendo ci possiamo piazzare anche proprio sul numero tondo del 305, e poi appunto se apriamo sopra verremo eseguito 305, se apriamo sotto meglio ancora, perché avremo una possibilità di ingresso migliore. Questa fase di mercato potrebbe essere interessante da rimettere in portafoglio, perché ha un bellissimo trend di provenienza, ha un bel punto di partenza intermedio, quindi stiamo prendendo il Fibonacci, come vedete siamo proprio qui, no? 290, siamo al 50% di questa estensione, di questo movimento di ritracciamento, quindi può diventare davvero davvero interessante. Questo è il titolo della settimana, come sempre spero ti sia stato utile, lasciami qualcosa nei commenti, noi ci vediamo alla prossima, un saluto.